ci vuole un po' la testa dura, la capacità di resistere al sacrificio. E la testa diventa più dura con l'esperienza, si impara a resistere. Questo per me è un privilegio. E la pietra, la testa diventa come la pietra, diventa dura come la pietra. La sveglia all'alba può essere vista come un sacrificio, ma per me è anche un dono. L'aria fresca, le pietre sotto le mie scarpe, il sudore che cade sulle pietre. Correre, più di tutti gli altri sport, ci fa capire di quante cose noi esseri umani siamo capaci. Da bambino, quando salivo su questa montagna, era quasi un'impresa salire e scendere. Oggi mi diverto a farlo più volte nella stessa giornata, per superare i miei limiti e per portarli sempre più avanti. E per contarlo, ogni volta lascio una pietra. Esplorare, raggiungere e superare i propri limiti. Quella è proprio la gioia e la ricompensa. Non c'è una ricompensa esterna, c'è il piacere di farlo, realizzare che siamo capaci di riuscire a fare quello che abbiamo fatto. Con il tempo la testa diventa dura come la pietra.